Buonasera! Pronto? Chi è? Sto arrivando! No, ma chi è lei? Chi è lei? Che cazzo vuole? Pronto! Pronto! Ma con chi parlo? Con una persona mascherata di nero! Sto arrivando, Ivan! Cazzo, per arrivi, dai. Sono qua, appena! Dove cazzo è l'osservatorio? Qua sopra? Buonasera, signorine! Ma dov'è, per Dio? Oh, è un pulitore della strada! Arrivederla! Buonasera! Buonasera! No, comunque ragazzi, io non vorrei dirvelo, ma tra 5 minuti dovremmo iniziare la rapina. E venite davanti all'osservatorio. Allora, ascoltatemi un attimo. I mezzi, a breve vi dirò quali saranno. Io vi spiego, ho questo contatto, ok? Stanno chiamando un attimo. E praticamente ho un contatto che ho preso ieri sera. Ieri sera ero in un postazzo a girare e mi hanno dato il contatto di un tizio che ha già fatto un paio di Pacific e sembrerebbe molto affidabile. Ci perché sta ancora l'elicottero. Ora lo chiamo, sentiamo cosa dice. F, ma segniamo di sopra? Andiamo, ecco. È che dobbiamo andare tra poco. Pronto, Marimario? Buonasera, la bomba! Sono un bimbo Fortnite. Sono il ragazzo che ha conosciuto ieri notte. O meglio, non è che mi ha conosciuto in prima persona, però ho conosciuto delle sue persone molto vicine a lei, ecco, mi hanno detto. E mi hanno dato il suo numero dicendomi che mi sarei potuto fidare per una rapina importante. Come posso aiutarla? Non so. Lei lavora per la CIA? No, assolutamente. Le dico, la situazione è questa. Noi oggi volevamo rapinare la Pacific. Merda, cazzo, la bomba ha ragione. Ci controllano. Riesce a raggiungermi velocemente in un posto o raggiungo io lei? Mi aggiorni? Allora, ragazzi, il signor La Bomba, una persona molto affidata, diciamo, è rinominata per avere un ruolo importante all'interno delle rapine in città. Si chiama, lo definiscono lo spianatore delle Pacific. Ah, pensavo lo spianatore di patate. No. Allora, detto questo, assicuriamoci di avere tutto il giubbo antiproiettile. Chi non ce l'ha lo venga a comprare. Andiamo a comprarlo. Andiamo a comprare. Ti ho dati ad alcuni, però. A me no. A me ancora no. A noi no. Andiamo in armeria, pago io, dai. Allora, ragazzi, vi spiego un attimo la situazione. Mi è arrivata la posizione da parte del signor La Bomba. Però non credo che abbia piacere che ci andiamo in troppi. Perché comunque io non l'ho mai conosciuto. Quindi non lo so, è meglio che ci andiamo magari noi, così capisce un attimo la situazione. Mario. Piacere. Per chi è laburante? La C, un'agenzia governativa? No. Siamo una piccola gang. La gang del bosco. Porca troia, fratello, mi avevi detto che era gente seria, non una gang da 4 soldi. No, dai, non dica, guarda, tiro fuori le armi. Cosa cerchiamo? Allora, cosa cerchiamo? Cerchiamo prima di tutto delle... un aiuto per la Pacific ci servirebbe. Mi hanno parlato molto bene di lei, Mario. E no, comunque, cosa ne pensa? Voi siete finiti in carcere, si vede dentro a tutti. Un paio di volte. Un paio di volte. Allora, oddio, per una Pacific ci potrebbe essere d'aiuto qualche arma pesante. C'è da dire che a casa qualche SCAR dovremmo averlo, credo. Mi sembra. Io voglio il 20%, però vi offro l'equipaggiamento. Ah, non è male sta roba, Di che tipo? Esatto, che tipo di equipaggiamento? Le fa domande, ora voglio il 30%. No, cazzo, dai, te la prego. Adesso io faccio le domande, quindi inizio col 10%. Non mi sembra male, No, dico, inizio... 40%. No, calma, non ci scaldiamo, Chi è che comanda fra di voi? Il sottoscritto, sottotenente. Sottotenente, colonnello agli ordini. C'era vogliato? Me la distribuisca. I colpi, prendi i colpi, Mabungo! Porca tre, dove sono i colpi? Mabungo, vada! Non converrebbe avere uno SCAR in quanto... E questo è uno SCAR. Ah, ok, mi perdoni. È per fare una rapina della Madonna. Ok. Formula 2. Oh! Formula 2. Cos'è? Ma andate con la mia, vai. Via. Aia, drogato! Stavo picchiando la mano. Oh, calma. Questo è il mezzo che ci piace. Questo. Andiamo. Ma ce lo regala almeno due ostaggi. E dove li troviamo? Io vi suggerisco di andare al Donut. Sai dov'è? Zona. Vabbè, ti faccio strada, seguimi. Mi faccio strada. Buonasera anche lei. Ma questo vuole essere schiantato? Ma comunque che mezzo, ragazzi. Questi sono i mezzi belli, secondo me. Non male. Che... Venite giù con me, andiamo. Fuori l'arma. Dentro, mani in alto, siete puntate. Va bene. Dentro il bagagliaio. Potete salire prima, se no non riusciamo. Diego, te l'ho puntato. Sali, vai. Teneteli puntati. È puntato. Sta dietro di noi.
Ragazzi, non vi succederà nulla di male, spero. Metti la macchina davanti come copertura. No, a mo' di scudo, a mo' di scudo. Cioè. Giulio Stazzi, siete puntati. Entrate dentro. Entra con le mani in alto, cazzo. Mani in alto, mani in alto. Madonna. Mi metto il caschetto dentro, io. A questa. Mettete i ginocchi, legateli. Ginocchio, su. Forza. Dall'altra. No, nel salone, dietro. Vabbè. Veloce, perché tu? Lei ha tutto. Salve Mario. Sì, si metta seduto. Per adesso. Mario. Vabbè. Lei rimanga. Salve Mario. Ciao ragazzi, come va? Bene, Mario mi riconosce, sono qua. Ah sì, l'avevo un po' più ingrassato. Lui. Ecco, come procediamo? Mi dia delle direttive, dato che è un esperto. Voi avete un aperto un cavò? Abbiamo aperto qualche cavò di altre banche, Fliche, Gabrielle. Se le legate tutte e due? Va bene, avete un borsone? Qualcuno mi presta un borsone? Eccolo qui. Io mi metto la macchina. Cazzo, io un'altra pistola. Va bene. Ma cos'è sta porcata? Senti, XL, XXXL. Sì, ho capito, ma... Ma va un po' come vuole. Bongo, ti posso chiedere una mano? Sì. Mi puoi dirigere il gruppo? Porca troia, ma è partito già? Prova a parlare? Sì, è già partito. Certo. Mi riesce a dire il gruppo non sa nulla, non sa come no, si non sa niente. Nulla. Va bene, Givenzi. Ok. Diego, sei te? No. Ah, sei te, Ivan, Dio buono. Ragazzi, attenzione. Dio buono. Per favore. Ma che cazzo è successo? Max, sono grazie del quarto. Il problema è che non ho gli scildini. E hai i bendaggi? No, non ho. Come faccio? Cosa vuol dire? Cos'è? Vabbè, apri con bendaggio allora. Lo apri. Vuole una mano? Non gli devo dare una toccata? Sì, una toccata mi gradirei. Così, altra che toccata. Qui. Andiamo, basta. Ginocchiatevi, cazzo. Vai. Non qua, però. Venite dietro. Sì. Portali qua, tosta. Mettili qua dietro. Inginocchiati. Cazzo, sono già qua. Merda, ma. Buonasera, colleghi. Quindi questo, ciuccia vedendo. Siamo presenti? Signori. Sono i controllatori di questa banca, di questa rapina. Senta, signore, facciamo una cosa per portarci rispetto a entrambi. Io levo l'arma e lei leva l'arma, con chi contratto, ovviamente. Va bene, ci sto. Va bene, mi piace. Va bene. Perfetto. Oh, cazzo, ma cosa sono queste bombe? Cazzo, sono le bombe! Molto sono un agente esperto coordinatore Nicolai Davis. Ci dica di cosa ha bisogno. Chi è, invece? Vuole entrare un po' troppo nel dettaglio, lo vede dalla faccia, chi sono? Mi dia un nome, qualcosa con cui posso chiamarla. Io sono Joker. No, mi chiami Joker. Sì. Mario. Signor Joker, gentilmente, mi può fornire una frequenza radio con cui comunicare? 141. Signori, mi sposto al 141, il controllatore. E entra anche signor il mio Joker. Collega S. Nessun problema, signor Joker. Ci sentiamo all'interno della 141. Mi raccomando, non facciamo mai gli ostaggi in caso le ne abbia. Assolutamente. Non si preoccupi. Ok, ci siamo un attimo allontanati per effettuare la contrattazione. Mi ricordi il suo nome, Davis, vero? Affermativo, Nicola Davis. Ok, perfetto, Nicola. Ascoltami bene, io ti avviso. Nicolai. Ok, scusami. Nicolai, all'interno della banca abbiamo due ostaggi, di cui una è una bambina. Ok, perfetto. Gli avete fatto del male alla bambina? Assolutamente no. Ok. Come negli uffici. Noto che le telecamere della banca sono distrutte, corretto? Corretto. Le hanno fatte esplodere, i miei colleghi. Okay, Mario, le abbiamo fatte saltare noi le videocamere, vero? Ho bisogno di avere un contatto con la bambina all'interno della banca. Forte, se la prendo. Sta bene e se avete fatto del male. Va bene, le faccio parlare con lei. Non c'è nessuno, è entrata a casa. Per uscire davanti alla porta e gradisco un contatto visivo e parlato con la bambina. Alzare la ragazza. Seguimi, ragazza. Come si chiama? Dimmi il suo nome. Io, Iana. Iana, seguimi. Iana, si alzi. Venga con me. Ok. Ah, venga qua. Dove devo portarla? No, non ti preoccupare, la porto io. Deve venire con me dal contrattatore. Io aspetto qua. Stiamo arrivando. Apri pure. È stata, presumo. Eccola qua, gente. Eccola. Signore, qua. Salve. Stai bene? Sì. Tranquilla, passerà tutto, ok? Sono qua per salvarti, non ti preoccupare. Queste persone adesso, tra pochi minuti, tra pochi istanti, ti porteranno fuori e ti porteranno da me e ti metterò in salvo, ok? Va benissimo. Tu stai tranquilla e poi dopo si sistemerà tutto, ok? Ok. Hai bisogno di cosa da mangiare e da bere per caso? No. Sei sicura? Ti hanno inferto qualche danno? Se serve da bere lo dica adesso, mi raccomando. Ti hanno inferto qualche danno fisico? No, niente. Alla salute! Okay, perfetto. L'altro ostaggio è all'interno, sta bene anche lui, signore? Signor Joker? E confermo. Ok, torno in radio. Ottimo. E torni pure dietro e si mette in ginocchio. Si apra questa. Vai. Magica cosa. Certo. La scavicchi. Vabbè, spara la roba, io lo vedo. Aia! Come aia? Oh! Vai. Non la sentiamo, siamo impegnati.
Un po' distanti fra di voi. Signore, mi ha sentito? Tosta. Ascoltatemi un attimo. Abbiamo, mi sa che è arrivata la svuota. Appostatevi sopra. Due sopra. Uno da quella parte e uno da questa parte. Che nella peggiore dei casi, se entrano, avete un high ground. Come si sa dire. Ostaggi, seguitemi un attimo. È arrivata la svuota e vi vuole vedere. Vivi. Ok. Apri la porta. Un poliziotto deve starmi appiccicato al culo, ragazzi. Sono qua. Eccoli. Uscite verso di lì. Ascolti, mi sente? Sono il contrattatore. Metto via l'arma, ok? Mi sente, signore? Sì, eccomi. Ho messo via l'arma, signore, ok? Mi avvicino lentamente. Si può avvicinare, si può avvicinare. Ho bisogno di vedere gli ostaggi. Sono qui di fianco a me. Stanno bene. Può aprire le porte in modo che posso vederli? Sì, li veda. Signori, mi sentite all'interno? Sì, la sentiamo. Può aprire le porte, cortesemente. Vi faccio venire qua sulle scale, ho bisogno di vederli. Avvicinatevi, non troppo, potete, non uscite fuori dalle scale. Nessuno vuole fare stronzate, dobbiamo semplicemente accertare. Scotta, tienli puntati là dietro. Sì. No, non li vedo. Signori, ho bisogno assolutamente di vederli. Li faccio venire qua sui scalini, ok? Nessuno farà stronzate. No, ecco, signora, mi sente? La sento. Lei quanti anni ha? Scusi. Diana, sono il comandante della polizia e sono anche il negoziatore. Ti assicuro e ti garantisco che ti tirerò fuori da là dentro nel più breve tempo possibile. Ti chiedo una cortesia, non fare gesti eroici, non fare stronzate e fai tutto quello che ti dicono. Va benissimo. E tornerai a casa. Devo avvisare qualcuno? Un tuo parente, qualcuno? Perché non si sente molto bene. Sei sicura? Ho bisogno di parlare con un altro ostaggio, signore. Eccolo qua, venga avanti, ci faccia vedere. Come si chiama lei, scusi? Takemura. Ascolti, stesso discorso vale per lei, non faccia stronzate. Devo avvisare qualcuno a casa? No, non deve avvisare nessuno. Seguite esattamente quello che vi dicono loro di fare e tornerete a casa questa sera. Ma c'è un altro ostaggio con voi? No. La bambina che fine ha fatto? La bambina... diciamo che... Non c'è mai stata. Sì. Diciamo va bene, che ok. Quindi sono perfetto. Questi due gli ostaggi. Sì, gli ostaggi bene, sono questi da due, le confermo. Momento, avete la mia piena attenzione, ok? Mi avete sembrava la mia una bambina. Completa attenzione. Possiamo tornare a negoziare per in radio, ok? Affermativo. Mi raccomando, non fate stronzate. Okay. Dai, ci stiamo allontanando. Ci stiamo allontanando. Dentro. Ivan, portali di nuovo là. Dentro, su, dentro. Siamo qua sul dare là. Sì, ora sì. E in teoria adesso dobbiamo capire, perché loro sicuramente vorranno contrattare su cosa darci e noi gli daremo, penso, il ragazzo a sto punto. Sta merda non si apre. Non si apre un cazzo. Non si apre una minchia, non si apre una minchia. Non si apre, ragazzi. Non si apre una minchia. Si è chiuso il portone. Diciamo che se non si è fatto male a nessuno, non se ne sono sparato. Grazie. Mario, non fare cazzate, non prendere i nostri soldi, mi raccomando. Tieniti la sua percentuale. No. Non ti preoccupare, prendi. Merda, gran soldi. Merda. Ivan, posso prenderne un paio? Vai, prendi tu allora. Ok. Esci un attimo. Io la capisco quello che lei sta dicendo, io la capisco molto bene. Quanta roba. Però ascolti un attimo, qualcosa è andato storto, ok? E lo abbiamo scoperto. Quindi c'è sempre un modo per fare un passo indietro. Quanti ne hai? 2,5 milioni. E io 1,7 milioni. E allora manca qualcosa, mi sa. Hai preso anche diamanti? Ah, è vero. Un diamante abbiamo preso. Ho un diamante. Oh, ottimo. Le cose sono andate male. Non vale il diamante, ragazzi. Prima che si faccia. Io qua sembriamo pieni come un Carrefour. Non prende niente che fai una brutta fine, sperando. Quanto avete? Apposta. Siamo pieni, Mario. 4 milioni più un diamante. Perché io ho circa 2,5 milioni. Merda. Andiamo, perfetto. Mario, però ci dia la trattenuta dopo, non scappi. No, non si è ancora fatto male. Poi, allora, la via di fuga. Avete già pensato dove andare? Pensavamo di andare al laboratorio. Però dal momento in cui si fa male qualcuno, capisce che io non potrò più parlare con lei e dovrò far entrare gli agenti della SWAT. E quelle sono persone addestrate per mettere in sicurezza una zona. E quando mettono in sicurezza una zona, un perimetro, una banca, qualcuno si fa sempre male. Certo, ma se vuole io glieli porto davanti alla porta, glieli faccio vedere e nessuno vedrà che si farà nulla. Glieli porto davanti alla porta, gli ostaggi. Ok, lei comunque pensi e rifletti alla mia offerta. Ci pensi bene, ok? Ci pensi bene, prima di dire di no. Cosa ha chiesto Scott? Praticamente lui ci fa che ci dobbiamo arrendere. E io gli ho risposto col cazzo, praticamente. Mario, chiudi la porta. Perché ci dicono che... Abbiamo i mezzi che voi avete richiesto, signore, ok? Siamo circondati. Dateci un minuto. Ok, stiamo sgombrando le macchine là davanti, Poi, okay, voi ci darete l'ostaggio e noi metteremo i mezzi là davanti. Okay. Va bene? Affermativo, dateci 2 minuti un attimo per riflettere sulla situazione.
L'offerta è quella di arrendersi. Io ho detto okay, che non ci arrendiamo perché comunque il nostro successo di questa città è vincere questa... Diglielo, digli, rispondi, gli rispondi.